Buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania, come sempre. Allora, oggi è sabato e parliamo d'oro. Sono venuto a visitare degli amici che abitano vicino a Dar es Salaam in una zona che si chiama Tabata. Sono quindi in diciamo, in un bar di emergenza, o stazione di emergenza, però mi sembra che la linea funzioni addirittura meglio che da me. Sono all'interno di un bar, quindi se sentite dei rumori io mi scuso, ma purtroppo questa è la zona forse migliore per fare la diretta, va bene? Allora, naturalmente saluto tutti, saluto anche, se è arrivato anche il dottor Manca, ciao Walter, saluto anche Michele, vediamo un pochettino, Buongiorno a Michele, tutti. buongiorno, buongiorno. Allora, Michele, ecco, siete praticamente, oggi siete collegati tutte persone che un po' più, un po' meno mi conoscono già. Ecco, quindi partiamo direttamente per fare l'intervento. Allora, intanto volevo chiedervi, c'è qualcuno di voi che ha una domanda da farmi? Oggi parliamo di oro, eh? Parliamo sempre in termini generali, però parliamo di oro. Allora, vado subito io, visto che c'è il dottor Manica. Chiedevo prima se c'è un importo minimo di prelievo dal conto in oro di investa. Buongiorno, no, non ci sono importi minimi, quello che, di cui il cliente ha bisogno può essere prelevato online dal portale Transazioni, vendere e si immette l'importo del quale si ha bisogno, oppure che si vuole, perché c'è anche chi ha fatto la prova con 50 euro per vedere se effettivamente funziona, i tempi di reazione e così via. Faccio presente che le vendite sono possibili solamente durante l'orario di apertura dei mercati, quindi fino alle 17:30, dalle 8:30 di mattina alle 17:30. Benissimo, grazie Walter. Altre domande? Grazie. Prego. Allora, se ci sono altre domande, approfitto per rispondere alla domanda che ha fatto Duilio, adesso ci ha lasciato in ascolto, ma sta lavorando. E mi chiedeva, insomma, di dire qualche cosa, no, in base a quello che posso aver capito io, in relazione al nuovo ordine mondiale, no? Quello che insomma è successo prima, racconto un po' quello che è successo in parte, no, nella trilogia. Ora molti di voi la trilogia non l'hanno letta e questo naturalmente è un po' un limite, però io ricordo per coloro che magari ecco, sono interessati, per chi mi segue, io il link dove possono scaricare la trilogia lo invio gratuitamente, va bene? Quindi mi scrivete e io ve lo mando. È una lettura un po' difficile, un po' particolare, però sicuramente se riuscite a terminare la trilogia, acquisite tutta una serie di informazioni che in alcune adesso stanno piano piano venendo fuori, però questi autori le hanno magari dette 10, 15, 30 anni fa. Io le ho raccolte in questo libro e quindi leggerlo sicuramente, perché quello che è importante un po' per tutti noi è quello di riuscire a vedere il futuro, no? Fare una situazione abbastanza realistica di quello che sta succedendo per poi capire quello che si deve fare in futuro. Ma per prendere una decisione bisogna appunto lavorare con la speranza di avere le intuizioni giuste poi, no? Che è il lavoro che sto cercando di fare io. Poi, fra l'altro, per fare questo lavoro è abbastanza difficile, perché come dico io e come lo ricordava anche l'ultima volta Isabella, prevede un'applicazione, una ricerca molto più nel profondo, no? Rispetto a quella che si fa in genere oggi, che rimane sempre tutto superficiale. Si cavalca la notizia, si parla di monete digitali, si dicono le solite cose e non si va mai a fondo delle cose. Quindi il problema principale che vedo è questo qui. Quindi i miei interventi hanno anche come obiettivo quello di andare un pochino più nel profondo delle cose, cercando di dare poi anche una rappresentazione più, come posso dire, veritiera possibile, perché quello che in linea di massima posso dirvi anch'io nelle mie conclusioni, è chiaro che ve lo dico io,
però io ho sempre le mie fonti, vengono dalle letture fatte, vengono da tutta una serie di lavori fatti in precedenza. Dunque, lui mi chiedeva in particolare la relazione tra quello che io ho scritto nella trilogia e quello che è scritto nella Bibbia con la fine del mondo, la Gamedon. Allora, intanto ricordo che è molto complessa parlare di questa cosa. In due parole, noi seguiamo la Bibbia, no? Come cattolici, cristiani cattolici, ma di Bibbie ce ne sono tante. C'è la Bibbia cattolica, c'è la Bibbia luterana, c'è la Bibbia protestante, c'è la Bibbia dei Sette Giorni, perché ci sono tante chiese, no, all'interno. Quindi ogni Bibbia ha la propria versione e questo fa una tremenda confusione, anche soprattutto nell'interpretazione. Va bene? Poi i primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco, rappresentano anche i primi cinque libri veri nella religione ebraica. Va bene? Quindi si crea, non a partire dal sesto, solo i primi cinque, quindi ci si deve un attimino concentrare quando si deve fare un'analisi proprio dal punto di vista spirituale di quello che succede, per esempio in Palestina, a Gaza in questo momento, si fanno tutti questi riferimenti che si fanno, valgono, tra virgolette, sia per i cristiani sia per gli ebrei. Anche se cambia spesso e volentieri l'interpretazione. Quindi, come ci ha ricordato anche poco tempo fa Mauro Villino, ho visto tre o quattro dei suoi interventi che per certi aspetti sono sempre illuminanti, no? Perché Mauro Villino, molti di voi lo conoscono, è un personaggio, insomma, per quello che riguarda la Bibbia, tanti testi sacri, credo che abbia proprio ormai una valenza. Addio, qui ci hanno attaccato la televisione, siamo rovinati. Scusate un attimo di pazienza. Scusate, ho chiesto di abbassare, hanno attaccato c'è una partita martedì. Allora, mando un messaggino veloce a Giugiu. Giugiu, buongiorno, benvenuto, benvenuta. Non ci conosciamo, ti ho mandato un messaggino così se mi vuoi contattare lo puoi fare senza nessun tipo di impegno. Allora, Mauro Villino, ricordavo, ha fatto degli interventi molto semplici, ma dai quali si capisce che questa benedetta situazione di caos che c'è in quella zona lì va avanti da 3500 anni. Quindi è evidente che nel nuovo ordine mondiale intervengono anche situazioni, diciamo, di ordine spirituale, sì, però secondo me sono secondarie, ci sono, ma sono secondarie perché all'interno delle anime ebraiche ci sono tantissime anime, non è un corpo unico, è un corpo abbastanza disomogeneo. Vi ricordo che quello che sta succedendo adesso a Gaza in Israele negli ultimi 70 anni non è quello che professa, tra virgolette, con tutti i limiti e con tutte le cose distorte che sono scritte anche nella Torah, è quello che professano la maggior parte dei rabbini o quello che c'è scritto nei loro testi sacri. Ma quello che sta succedendo è il risultato del sionismo, che è un movimento politico di potere, di controllo, che non ha niente a che fare con la religione ebraica. Vorrei che questa cosa qui fosse chiara. Ed è, guarda caso, utilizzato come leva, come scusa per portare avanti anche lì un discorso di nuovo ordine mondiale, perché è la filosofia, la mentalità di questa gente, un pochino, un po' meno, è quella manipolatoria, cioè loro devono sempre trovare delle scuse per crearsi una guerra, per crearsi una situazione, creare un problema al quale segue l'indignazione e una reazione ovviamente ovvia della popolazione, per poi trovare una soluzione. E la soluzione che trovano non è la soluzione che va bene per noi cittadini, è la soluzione che va bene per la loro agenda. Ecco, questa cosa qui, sì. Succede anche a Gaza. Dunque,
qual è la ragione principale? Ma la ragione principale è molto semplice: hanno trovato dei giacimenti di gas davanti a Gaza, nel mare che è davanti a Gaza, quindi mi sono documentato un attimino, sarebbe gas palestinese. Mi sembra che sia 1 trilione di metri cubi. 1 trilione di metri cubi, deve considerare che Israele dipende al 99,99% per sopravvivere da finanziamenti che ogni anno gli vengono concessi dal Congresso americano, all'insaputa degli americani. Gli statunitensi non sanno assolutamente niente, la maggior parte di loro, dei soldi, delle loro tasse che vengono presi e mandati in Israele. Assolutamente. È una delle voci più grosse di spesa, anzi sicuramente la voce di spesa militare più importante negli Stati Uniti. Non ne sanno niente perché anche loro sono un po' balocchi, sono distratti da tante stupidaggini che girano oggi in rete. È chiaro che hanno bloccato tutto, hanno scoperto negli anni 2000, hanno cominciato a dibattere, si permette l'estrazione, non si dibatte. Fatto sta che mi sembra di aver capito che gli israeliani prima hanno bloccato tutto. E poi hanno confiscato tutto, perché se no Gaza a questo punto si autofinanzierebbe e Hamas, è stata creata per piena volontà di Netanyahu 10-12 anni fa, per piena volontà e approvazione, è andata anche i finanziamenti, un po' tutti, e adesso la combattono. Vedete, si creano anche il nemico dentro per giustificare poi gli interventi. Lì si vogliono prendere questi giacimenti. Siccome non glielo fanno fare, perché è tutto bloccato, è come andare a estrarre gas in un paese dove non c'è sovranità, non lo può fare Israele questa cosa. Allora si devono prendere Gaza. Una volta che si è preso Gaza, diventa anche quello un territorio annesso, diventa automaticamente Israele, che nel corso di questi 70 anni è cresciuta. Andatela a vedere, è cresciuta tanto, perché poi Israele è stata fatta male. Che lì dovevano dividere il territorio, magari una zona nord, Israele del nord, Palestina del sud, e trovare Gerusalemme città aperta, e allora forse sarebbe funzionata un pochino di più, capito? Ma l'hanno fatto a macchia di leopardo. È chiaro che questa cosa qui non può funzionare. E forse l'hanno fatta anche apposta così, perché in quella maniera, siccome i palestinesi non hanno mai voluto riconoscere Israele, Stato Israele, e automaticamente i palestinesi non hanno mai voluto riconoscere. La Palestina è l'unico paese al mondo che non ha, scusate un attimo, scusate, è l'unico paese al mondo che non ha uno Stato. Non lo trovate questa una completa anomalia? Non ha uno Stato perché Israele non vuole che ce l'abbia. Perché nel momento in cui crea uno Stato, scatta la legge internazionale, Israele deve seguire quella. Però non è Israele che fa queste cose, è il sionismo. Perché Israele è un prodotto di un movimento politico chiamato sionista, che all'inizio, spiegato nella trilogia, all'inizio è stato creato per, diciamo, avere una terra promessa, no? Però una volta ottenuta la terra promessa, quando ha fatto Israele nel 48, il sionismo doveva finire, invece è continuato. È continuato perché proprio è stato utilizzato questo movimento qui per prendere nuovi territori, per l'espansione, perché dietro a Israele ci sono i grandi finanziatori del sionismo, che sono i grandi banchieri internazionali, in primis la casa Rothschild. E quindi quando i Rothschild si mettono in testa una cosa, la portano avanti. E chi è che ha l'autorità al mondo che gli può dire no, fermati? E si fanno quello che vogliono e faranno quello che vogliono. Purtroppo sarà una carneficina, c'è poco da fare. Ecco, questo a mio avviso, ecco, questa per dare la risposta a Duilio, in questo momento noi viviamo in questa fase l'80% dell'aspetto, diciamo così, economico, di potere e di controllo, perché stanno cercando di rastrellare il più possibile. Però c'è anche una frangia che rappresenta magari un 20%, che è quella che
segue un attimino quello che è scritto nella Bibbia, la fine del mondo, che poi se ci si pensa un attimo, non è che sia un'agenda completamente diversa, eh? È un'agenda parallela rispetto al grande reset, per certi aspetti. Perché il grande reset, per fare il grande reset, c'è bisogno di un evento catastrofico mondiale, perché se no lo puoi fare. Ci vuole 100 anni e non lo fai. Quindi purtroppo la guerra, come ho detto tante volte, credo che ci sarà, perché loro l'hanno anche detto diverse volte, e per fare il grande reset bisogna della terza guerra mondiale, che probabilmente verrà fuori in quella zona lì. Saremo poi con l'Italia, saremo in prima linea, perché le basi militari americane, lo sapete, sono tutte in Italia. C'è lo stivale, sembra fatto apposta, no? Per far arrivare gli aerei e poi farli arrivare da lì, mandarli di là. Quindi noi non si scappa. È quello che penso di aver capito io. Ora, non lo so se siete d'accordo o non siete d'accordo, ma tanto qui si fa appunto per parlare, si fa per in questo caso cercare di dare una spiegazione a Duilio che aveva fatto una domanda. Io mi fermo qui per il momento. Allora, mando un messaggino veloce anche a Franci. Ciao. Scusate, ero bloccato. Potete sempre iscrivervi al canale e ovviamente mi potete scrivere. Ricordo che il mio indirizzo di posta elettronica è mmguerrieri@iaco.com. Ecco, dunque l'oro questa settimana qui è in ripresa, no? Ha avuto un momento 2 mesi fa in cui era andato molto molto basso, era addirittura 59, 59 mila dollari. Io esprimo sempre in dollari, perdonatemi, che esprimo dollari e in chili. Invece bisognerebbe esprimerlo in dollari in once, ma che è abbastanza difficile da fare, un po' più complicato. Voi, come credete, state attenti perché tante volte la valutazione viene data in euro e naturalmente è diversa da quella in dollari. Va bene? Sta riguadagnando e non si prevede una soluzione a breve a Gaza, no? E quindi probabilmente le banche centrali sembra che almeno per il momento hanno completato gli acquisti che stavano facendo, il calo era dovuto anche a quello, e quindi il prezzo dovrebbe rimanere lì o tendenzialmente aumentare. Credo che sia un prezzo giusto. Non vi state a, Volete aprire un conto adesso? Non vi state a preoccupare del prezzo dell'oro. È meglio poter fare un'operazione adesso, quando la si può fare, piuttosto che aspettare 6 mesi, quando con l'introduzione della moneta digitale non ci sarà più permesso farlo, perché Lagarde ce l'ha detto chiaro che ci sarà un tetto, un limite di spesa. State bene attenti a questa cosa qui. È la cosa tra le cose più importanti che vi ho detto nell'ultimo periodo, perché questa è una cosa pratica. Se si perde di vista questa cosa qui, poi dopo. Quindi è irrilevante che sia 61, 63 o 64, non cambia niente. L'importante è poterlo fare, perché dopo non sarà magari più possibile farlo nella maniera in cui si fa adesso. Quindi, capite, il prezzo è praticamente irrilevante. Ora si può fare, dopo non si potrà più fare. Avete per caso delle domande? Io sono qua, eh. Allora, se non avete domande vi racconto un episodio che è successo quando sono andato a Monaco. A Monaco ho conosciuto un collega della Slovacchia e lui ha preso la residenza a Panama. E mi ha detto: "Guarda, ma se non mi piace quello che fai, no?" Perché gli ho parlato del certificato vaccinale, queste cose qui. E mi ha detto: "Guarda, quando rientri sentiamoci che c'ho una cosa che penso che ti possa interessare."
quindi poi ci siamo sentiti, mi ha messo in contatto con un altro collega che fa una cosa simile a quella che faccio io sulla Tanzania, però oltre a questo offrono anche altri servizi, e che là lo possono fare, perché lui praticamente aiuta queste persone che vogliono, praticamente come se uno volesse spostarsi, il discorso della sovranità, no? Che vi dicevo, legata anche alla sovranità individuale. Finché rimanete nel vostro territorio, voi siete soggetti alla corporazione che vi gestisce come asset, vostro e quello che avete. Nel momento in cui andate via, dove andate, sia che venite in Tanzania, sia che andate a Panama, questi governi non hanno più sovranità su di voi. Quindi siete completamente liberi di fare quello che volete. Non è una cosa da poco, eh? Quindi lui fa questa operazione a Panama, a Paraguay, Uruguay, insomma, in quella zona lì. Ora, tutte queste nazioni, siccome non sono dei rintronati, piano piano si fanno furbe, come è successo in Albania. Adesso mi sembra che chiedano per il visto 2.500 euro, no? Prima non era così. Quindi c'è anche questo aspetto qui, che man mano che si va avanti, io non so che succederà qua in Tanzania, però magari che la Tanzania dice no, adesso te la residenza non ce la puoi più avere, oppure devi pagare il doppio, oppure c'è una situazione che ci complicano molto la vita. Adesso è molto più facile. Però quello che vi volevo dire di questa ragazza è che è un ragazzo, loro sono ragazzi giovani, no? Che gli piace il Bitcoin. Io lo capisco queste cose qui, no? E quindi fanno anche un po' di consulenza ai loro clienti, clienti magari anche abbastanza facoltosi, li fanno investire in Bitcoin, monete di qui, di là, di su, di su, benissimo. C'è una pagina che loro presentano nella presentazione, che è molto ben curata, sono sicuramente ragazzi in gamba, in cui loro parlano delle monete digitali, della moneta fiat e mettono tutto insieme con l'oro. Io quando ho letto questa cosa qui mi sono un po' incazzato. E infatti ci devo parlare con calma, ci parlerò più tardi. Cioè, non si riesce, queste sono persone anche abbastanza in gamba, no? Anche a quel livello lì non riescono a capire la differenza che c'è tra oro, moneta fiat e Bitcoin, che sono per certi aspetti tre animali diversi. Ora, quando si deve fare un controllo, si devono raggruppare delle cose, non si possono raggruppare le pere e le mele e poi venderle insieme. Anche se hanno lo stesso prezzo, si dovranno pure dividere, no? Così il cliente capisce dove comprare le mele e dove comprare le pere. E invece qui si mette tutto insieme. Vedete il problema che c'è? È un problema di conoscenza. Torniamo sempre lì. Quindi ora io ci devo parlare a questo ragazzo e gli devo spiegare questa cosa, magari in una lingua che non è la mia e che non è la sua, e farò sicuramente molta fatica. Se lui capisse questa cosa qui, sarebbe per esempio una grande opportunità di investimento, di business per entrambi noi, in questo caso grazie all'azienda tedesca, che è quella alla quale appunto mi affido in questo momento, conoscete quasi tutti, chi non la conosce me la chiede, gliela dico, e non so se questa operazione potrà partire o meno, perché gli devo spiegare, gli devo far leggere tutta la storia dell'oro, storia che non, magari uno che è interessato al Bitcoin non legge mai, perché mi sono documentato sul Bitcoin, no? Ma mica tutti i consulenti lo fanno, il consulente vende una cosa sola, vede quella e basta. Mica hanno tutta la flessibilità mentale da andare a investigare lì, spendere magari un giorno intero come ho fatto io, anche dal punto soprattutto di vista simbolico. Che anche se leggi, te leggi ma non capisci niente se non conosci i simboli, spesso e volentieri. Quello che succede a questi ragazzi qua, che con grande passione, attratti dalla decentralizzazione, tutte belle cose che è come se te le vendesse Hollywood, no? In America, queste cose qui, Wall Street, Hollywood, sono tutte magie. Io la chiamo magia perché di fatto sono magie. Sono riusciti a convincere tutto il mondo di una decentralizzazione che probabilmente non è mai esistita.
E però hanno il limite che non conoscono i simboli, cioè non si pongono la questione di dire analizziamo il Bitcoin dal punto di vista simbolico. Dici che cazzo, scusate, che si vuoi studiare dal punto di vista simbolico? È un simbolo che ci vuoi vedere. E come che ci vuoi vedere? Io ho avuto la conferma in alcune cose, alcuni decori sul Bitcoin, chi c'è dietro al Bitcoin, immediatamente. Poi naturalmente un'indicazione è un'indicazione, due indicazioni sono una coincidenza, ma tre indicazioni ti fanno la prova, eh? E devi andare avanti anche e leggere per bene anche tutto. Ma poi la cosa buffa è che queste cose che io vi dico non le ho scaricate da un libro segreto su archive.org, le ho scaricate da Google. È Google che ti dice che la decentralizzazione non esiste. Cioè, da un lato ti dice che esiste perché quelle devi comprare, dall'altro ti dice che chi ha inventato il sistema, uno dei sistemi che utilizzano per decentralizzare, è uno che poi alla fin fine l'ha venduto all'NSA, la National Security Agency. E quindi non c'è quasi nessuno che riesce a metterti insieme tutta questa sequenza di eventi e che te la spiega in maniera logica. Io è questo che cerco di fare. Non è detto che riesca sempre a farlo nella maniera giusta, però è il metodo, è l'approccio che è sbagliato e che deve essere rivisto. Quindi io parlerò con questo ragazzo, presenterò anche tutto quello che faccio, magari iniziamo a fare un rapporto di collaborazione, perché dal punto di vista professionale mi sembra che siano già a un certo livello, quindi sicuramente si inizierà un discorso con la speranza che poi capiscano che devono rimuovere l'oro, perché hanno abbinato, hanno messo, dice, te devi scegliere le monete digitali e il Bitcoin, perché se dopo succede che c'è un'inflazione e te hai oro e moneta, insomma, l'oro e le monete digitali saranno soggette all'inflazione, bla bla bla. Ma è proprio un errore concettuale madornale. Puoi mettere il Bitcoin e la moneta fiat collegata al problema dell'inflazione, no? Ma non certo l'oro, perché l'oro è l'unica che devi tenere fuori dei fondi. O non lo menzioni, o ci fai un capitoletto a parte dove dici tutti questi problemi non si hanno nel momento in cui te investi una parte del tuo asset in oro per queste ragioni storiche, conosciute da 200, 300 o 400 anni. Da quando hanno fondato la banca di Londra, i Rothschild hanno fondato la banca di Londra. C'è qualcuno per caso che si ricorda la data? Ovviamente è scritto nella trilogia. Mi sembra di averlo scritto nella trilogia. Ciao Giancarlo, buongiorno. Allora, Ciao, la banca è stata fondata nel 1694 o 84, quindi tanti, tanti, tanti anni fa, è quello che volevo dire. E da lì poi sono partite piano piano tutte le banche centrali, addirittura 120 anni dopo, sono passati 120 anni, è stata fondata la banca francese, 1801 mi sembra, e poi piano piano, piano piano, piano piano siamo arrivati alla Federal Reserve. Con la Federal Reserve c'è stata proprio la svolta. Io lo presento nel piccolo report che ho curato, che trovate su parliamo di oro, storia dell'oro, sul mio sito ammenteaperta.net, e lì per chi lo vuol leggere nella parte terza, l'ho ampliato molto dal primo draft, la prima versione che era ormai parte obsoleta, no? L'ho fatta l'altra. Ho aggiunto altre cose, non posso aggiungere tutto perché poi dopo mi viene un libro di 200 pagine e non me lo leggete. L'obiettivo è quello di cercare di condensare il più possibile le notizie, le cose più importanti, con la speranza che riusciate a leggerle. Nella parte terza, dicevo, faccio un po' la storia della Federal Reserve. C'è un famoso autore in America che è Eustace Mullins, che io cito più volte anche nella trilogia, che è stato un po' colui che ha scoperto questa cosa qui. Non state dietro a quelli che vi dicono che l'ha scoperto Griffith. Non è vero, Griffith ha copiato tutto da Eustace Mullins.
dovrebbero, questi qui che citano Griffith, che sono anche molti italiani, dovrebbero studiare di più, studiare meglio, invece di fare disinformazione. Se uno capisce un attimo come è strutturata la Federal Reserve, e quindi poi tutto quello che è successo sull'oro, perché non dimentichiamoci, l'oro è sempre stata l'unica vera moneta, addirittura nella Costituzione americana, oro e argento. Si cita l'argento perché per un fatto pratico, no? Monetine più piccole di minor valore, giustamente i padri fondatori avevano pensato all'argento piuttosto che all'oro, ma il controvalore era sempre in argento, non era mai in monete, moneta fiat, moneta di carta. Contravvenendo a questa disposizione sacra, direi quasi sacrale, della Costituzione americana, nel 1913, anno dopo la crisi del panico, la crisi del 1907, creata ad hoc dai banchieri, hanno creato una banca centrale di gestione e creazione del credito, e con quella hanno controllato tutto il sistema. Si sono presi prima tutto il sistema bancario americano, poi hanno creato la prima guerra mondiale, quindi sono poi, perché originariamente venivano quasi tutte queste famiglie, venivano dall'Europa, non sono famiglie di americani. La Federal Reserve non è gestita da americani, La Federal Reserve è gestita ancora dai nipoti e pronipoti di coloro che detengono le quote iniziali. Ci sono spiegate tutte nel libro di Justice Mullins, molte delle quali sono istituzioni, cioè sono altre banche, JP Morgan, tutte queste banche qui, altri sono privati. Quindi di americano lì in pratica non c'è quasi niente. Ecco perché l'America ha nei grossi problemi anche lei. Quindi ho aggiunto questo piccolo paragrafo, che però è fondamentale per capire quello che poi è successo a loro, perché è chiaro che hanno fatto la guerra dell'oro, no? Si chiama così un pochino tutto anche il libro famoso di Ferdinand Lips, che ho scoperto, guarda caso, ha lavorato per un lungo periodo con i Rothschild. Sapete cosa ha fatto per i Rothschild lui? Lui ha creato una banca nella quale l'elite, cioè i migliori clienti di Rothschild, vi potete immaginare di chi parla, è scritto nella presentazione, l'ho messa nel report, vendeva, lui ha aperto un istituto nel quale gli vendeva l'oro. Potete immaginare che soggetto, che personaggio che era questo qui. Ha creato anche una banca con i Rothschild e quindi praticamente è un personaggio incredibile. Perché per arrivare a lavorare e non solo a collaborare, ma anche proprio a creare delle aziende con i Rothschild, gli attributi ci devono essere. Quindi tutto quello che è scritto lì nel report viene, nella gran parte, dal punto di vista storico, ripreso dal libro di questo Ferdinand Lips, che si chiama La guerra all'oro, Le guerre all'oro. Quindi è come se fosse Vangelo, perché poi non cito, lui cita altri autori, naturalmente. E il punto fondamentale, vorrei fare una breve sintesi in relazione a quello che vi dicevo prima di questo amico che ha messo un po' tutto insieme, è che l'unica maniera nella storia per far funzionare una moneta è quando c'era il gold standard. Tutti gli altri sistemi che vi potete inventare, che Wall Street si può per magia creare, non sono aria fritta, perché se non c'è un corrispettivo, una garanzia a fronte della creazione della moneta, le monete digitali, tutte quelle che ci sono adesso in commercio a partire da Bitcoin, vanno un valore nominale, così come la moneta oggi, circola, la moneta in contanti. L'accettiamo, potremmo dire no, non la vogliono, ma la dobbiamo accettare, perché è quella che è stata creata per facilitare gli scambi e questa cosa mi va anche bene. Però purtroppo poi Nixon ha levato tutto, quando era nel 1971, e ha addirittura sostituito l'oro delle banche centrali con i dollari, che è un assurdo, proprio che non ha, dal punto di vista finanziario, non ha nessun corrispettivo, non ha nessun tipo di logica, perché cosa fai? Sostituisci il gold standard
con moneta digitale, con moneta fiat garantita da niente. Io non so nemmeno come abbia fatto a funzionare e andare avanti così tanto il sistema. Perché anche secondo questi autori che menziona Ferdinand Blip, il sistema doveva già essere saltato 50 volte. Il problema quindi centrale è che io non è che sia contrario alle monete digitali o ai Bitcoin. Il problema centrale è che voglio che voi ragazzi giovani entusiasti di questa cosa, mi fa piacere vedere tutto questo interesse, no? Perché quando uno dimostra interesse, passione per quello che fa, a me fa piacere vedere una cosa così. Ecco, però deve essere fatto in maniera un pochino più attenta, prevede uno studio ulteriore. Prevede tutta una serie di cose che ovviamente non vi hanno venduto, perché se ve l'avessero venduto voi poi il miner non l'avreste più fatto. Quindi benissimo tutte le monete digitali, purtroppo il limite è quello che non sono garantite da niente. Io spero che, e concludo questo momento qui un attimo, quello che voglio dire, spero che i BRICS riescano, devono fare un'altra magia, riescano a veramente ritornare al gold standard, che poi sarà miner standard, però va bene lo stesso. E che questo benedetto oro a garanzia esista davvero, perché poi ti possono anche dire che c'è, ma poi non c'è. Perché i banchieri hanno ripulito completamente Fort Knox, che credete dove dovrebbe essere l'oro della Federal Reserve? Non c'è più niente lì. C'è l'oro loro. Loro dei banchieri, ma non loro dei cittadini americani. Loro dei cittadini americani dal 1933, anno in cui gli Stati Uniti d'America hanno fatto Chapter 7 per il secondo, il capitolo 7, la bancarotta controllata, che prevede appunto la bancarotta. E cosa ha fatto Roosevelt? Ha chiesto tutto l'oro ai cittadini, non so, mi sembra che l'equivalenza sia 350 milioni di euro, è scritto nel report, mi sembra che l'ho scritto nel report, c'è cioè un valore l'ha dato ai creditori, i banchieri, hanno, tra virgolette, azzerato i debiti e sono ripartiti a capo, col dollaro. Hanno creato il dollaro e quindi automaticamente poi loro dovranno scomparire. Ma non è che è scomparso per noi, che siamo caduti nel Medioevo, no? Che di oro non ci hanno mica più parlato. L'oro sarebbe uno dei primi investimenti da fare. Quanti di noi l'hanno fatto? Perché siamo stati completamente deviati e abbiamo investito in oro, abbiamo investito in altre monete, ma pochissimi di noi, quelli che sapevano, hanno continuato invece a investire in oro e adesso sono più plurimiliardari, eh? Non sono plurimiliardari se hanno tenuto dollari. Sono plurimiliardari se hanno avuto l'intelligenza e la conoscenza di capire che dovevano investire in oro. Ho incontrato 4 settimane fa, quando sono andato in Italia, il mio orefice, che è certamente un dritto, uno dell'orefice più famoso di Lucca, che si chiama Carli. Carlo Carli, sono due fratelli. Bene. E sono andato lì, ho comprato un oggettino, una notare quell'altra, fatto era tanto che non ci si vedeva, andato a visitarlo, no? Perché lo conosco da tanti anni. E così parlando mi ha detto: io in 40 anni non ho mai venduto un grammo d'oro. Sapete che vuol dire? Lui 40 anni che fa quel lavoro lì. Lui probabilmente c'ha tra quello guadagnato e l'incremento sull'oro, no? Il deposito che ha. Probabilmente lui c'ha un patrimonio di oltre 50 milioni di euro. Un orefice, eh? Se è vero quello che ha fatto. Adesso mi fermerei qui. Se avete delle domande anche in relazione a quello che ho detto adesso, prego. Teresa, ti attivo il microfono. Che poi Teresa, non sei Teresa. Comunque ho capito chi sei. Vediamo un po'. Andrea lo stesso. Vediamo un po', mi sembra di aver mandato un messaggino a tutti. Ecco, ricordo che collegato con noi c'è anche il dottor Manca,
se avete le domande tecniche, qualsiasi domanda tecnica che abbiate sull'oro, anche di ordine generale, la potete fare. Io mi occupo diciamo, della parte un pochino più generale di presentazione e lui si occupa della parte tecnica. A questo proposito, Walter, la domanda per te ce l'ho io, perché non credo in questa trasmissione, però nell'intervento che ho fatto, non l'ultima volta, la volta precedente su fuga dalle banche, ricordo che chi mi vuol seguire, chi mi segue, mi può seguire anche il lunedì sera alle 8, alle 20, intervengo su fuga delle banche con l'amico Flavio. In quell'intervento lì, mi chiedevano, Walter, mi hanno chiesto di precisare bene come funziona la dichiarazione che va fatta quando si compra più di 12.500 euro d'oro e come funziona esattamente se va dichiarato, se non va dichiarato. Precisa meglio queste cose qui perché mi sono confuso un po' anch'io. Precisa tutto e in maniera tale non voglio dire niente per non confondere le persone. Prendi tutto il tempo che vuoi, grazie. Volentieri questa precisazione la faccio. Allora, stando alla legge 7 del 2000, che ha istituito e liberalizzato il commercio dell'oro in Italia, ci sono degli obblighi che hanno natura diversa. Ci sono degli obblighi relativi alla fiscalità e quindi se si supera un deposito all'estero con un deposito all'estero 12.500 euro, questo va indicato nella dichiarazione dei redditi 4 RWS e viene indicato con il saldo al 31-12 e questo lo si ottiene nel portale direttamente, c'è la possibilità di scaricarsi l'attestazione del controvalore al 31-12 perché ovviamente bisogna mettere un controvalore in euro e non la grammatura quindi questo è l'obbligo. Se invece qualcuno intendesse portarsi in Italia i lingotti, se sempre col limite dei 12.500 euro di controvalore attraversano il confine i lingotti, allora bisogna fare entro 30 giorni la dichiarazione oro alla UIF. Unità Informazione Finanziaria, ex Ufficio Italiano Camere della Banca d'Italia, e fini dichiarare che si è portato oro. Altri obblighi non ce ne sono perché le operazioni sono comunque tutte tracciate da un punto di vista bancario, nel senso che Aovesta non accetta più contanti perché da alcuni anni già, perché anche in Germania hanno allineato alcuni controlli per quanto riguarda l'antiriciclaggio, per cui qualora ci fosse il cliente italiano che va lì con 100.000 euro in contanti per fare il deposito da Aovesta, Aovesta dice per noi va benissimo, andiamo in banca dove devi essere identificato dalla nostra banca, ma oggi come oggi abbiamo la certezza che la banca, oltre a fare le domande sulla provenienza del contante, quasi sicuramente farà una segnalazione di operazione sospetta che verrà trasmessa quindi anche all'Italia. Per cui assolutamente le operazioni di acquisto con questa azienda funzionano esclusivamente tramite bonifico. Quindi detto questo, direi che per chi ha scelto i piani di accumulo e parte quindi da cifre più basse, l'obbligo di indicazione nel quadro RW sorge soltanto una volta che ha superato i 12.500. Credo che il Benissimo, quadro. ecco, Chiedo scusa. Walter, scusami, no, mi interrompo. Cioè, ma praticamente questa cifra qui vale, questa dichiarazione vale quando te lo, insomma, se te lo lascio all'estero non dovrebbe essere obbligatoria, no? Sì, diventa obbligatoria dopo i 12.500 euro. Se supera 12.500 euro di valore, bisogna, ma Cioè, non è. non è No, scusa, tassato, non è non ancora. Ok,
anticipato, impossibile, imponibile. Sì. No, ma dicevo, non ha importanza se l'oro è in Italia o è all'estero? Allora, l'oro sì che ha importanza, se non è all'estero non va dichiarato. Ce l'hai in Italia, avrei fatto la dichiarazione oro se l'importazione era di importo superiore a 12.500 euro. Quindi, Ecco, se... Sì, prego, finisci. No, e qui mi fa venire in mente invece un altro aspetto fiscale legato all'oro, e cioè che le plusvalenze vanno dichiarate, cioè se ho acquistato a 100 e sto vendendo a 120, i 20 di differenza vanno sottoposti al capital gain, cioè la tassa del 26%. E Su, sui depositi. quando la, scusa Walter, non voglio perdere il punto. E quando vanno pagate poi le plusvalenze? Come funziona? Nel momento in cui la realizzi. Questo è anche un aspetto che va considerato, nel senso che se io nel tempo o anche in unica soluzione ho acquistato 20.000 euro di oro, nel frattempo è aumentato il valore e l'oro vale 25.000 euro, se io vendo 25.000 euro, cioè tutto, realizzo la plusvalenza. Quindi su quei 5 mi devo autodenunciare come plusvalenza pagando con l'F24 il 26% sui 5.000. Però è evidente che se io ho comprato 20.000 e vendo 20.000, ma me ne rimane un controvalore di 5.000 sul deposito che non vendo, in quel Sì. momento non ho ancora realizzato la plusvalenza. È vero che è lì, ma non l'ho realizzata, quindi non pago nessuna imposta. Sì, hai svelato il mio segreto, perché io è quello che dico quando ci parlo di persone. È una delle cose che si può fare sicuramente ed è perfettamente legale. È chiaro. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, poi dunque, allora, ritornando al discorso di prima, che credo sia chiaro per tutti, però Giancarlo, non ti voglio disturbare. Ti ricordi quando si fece questa, che intervenisti te? E facesti quel commento, sbaglio? Te lo ricordi? Sulle plusvalenze? No, quell'altro sui 12.500 che dicevi, ha fatto, dicevi se rimangono all'estero, ha Sì, fatto il appunto discorso. dicevo, se l'oro è all'estero devi fare l'RV e Esatto. dichiarare, e invece se l'oro è in Italia devi solo dichiarare la plusvalenza, cioè nella dichiarazione dei redditi non vai a dichiarare che hai acquistato dell'oro in Italia o l'hai venduto, devi solo dichiarare la plusvalenza. Benissimo, ritorna Che non Walter. dichiara, sì, ma no, di fatto non la dichiari nella dichiarazione dei redditi perché semplicemente paghi l'F24 del capital gain. Esatto. No, ecco, a proposito, ma la plusvalenza va pagata nell'anno in cui si realizza o nell'anno in cui fai la dichiarazione dei redditi? No, nel momento in cui si fa il realizzo. Ah, ecco, ora mi è chiaro. Questo qui non lo sapevo. Sì, credo che sia da fare entro i 30 giorni o nel mese in cui si è realizzata la plusvalenza, entro il mese di realizzazione. Mi dici Ma Giancarlo, una Walter? domanda per te. Mi senti? Sì, Posso ti farti una sento. domanda? Ecco, Sì, dimmi. mi dici come funziona invece il discorso della plusvalenza per i Bitcoin? In maniera anche abbastanza concisa, se ce la puoi Ah, spiegare. per Bitcoin, allora, la legge in Italia è un po' particolare rispetto a certi altri paesi, cioè negli altri paesi si deve pagare anche quando ci sono degli aumenti, diciamo, di quotazione. In Italia si va a pagare sulla plusvalenza solo quando le vendi. Per cui io ad esempio ho dei bitcoin e i bitcoin li trasformo ad esempio in Tether, che è una stable coin. C'è stato un passaggio da una cripto a un'altra, però non sono passato a una moneta fiat e quindi non ho ancora realizzato una plusvalenza. Quindi io in teoria posso tenere per degli anni il bitcoin
anche se va a cifre improponibili, però pagherò le tasse solo nel momento in cui lo ritrasformo in euro. Hai capito? Sì, E capito. poi Benissimo. comunque diventa una cosa veramente complessa perché nel corso di questi anni uno fa anche del trading, insomma, fare i calcoli sulle criptovalute anche per i commercialisti è una cosa quasi improponibile al momento. Infatti è quello che ti ho fatto questa domanda per quello, perché immagino che sia un che poi non c'è neanche controllo. Come fai a tante volte sono appunto sono decentralizzati. Dove sono sti wallet? Come Esatto, e chi è che viene a poi controllare in penso, effetti? ti dico anche questo, gli exchange in cui ad esempio hai le tue cripto, rilasciano anche delle carte di credito, quindi tu con questa carta di credito vai al supermercato e paghi in euro, quindi in teoria per ogni pagamento in euro fatto dovresti andare a calcolare se c'è stata una plusvalenza e pagarci le tasse, quindi è una cosa veramente complessa da gestire. E cosa, qual è l'atteggiamento, diciamo, del Guarda, governo o del tributo in questo caso, cioè della vabbè, Guardia di Finanza? questo qui è un po' difficile ancora da dire perché siamo solo agli inizi. Quindi io penso che molti cripto detentori cerchino di evitare le dichiarazioni, di non dichiararle neanche. È veramente un caos. Immaginati Sono quando ci d'accordo. saranno poi tutte le 20.000 e più monete digitali. Diventa Sì. una cosa impossibile. Benissimo, ok, grazie Giancarlo. Bene. Walter, hai finito tutto? Vuoi aggiungere qualche... Qui sta venendo giù come solito acquazzone. Abbiamo bisogno. Walter, puoi prendere altri 2 o 3 minuti per dire... Prego. Allora, per quanto riguarda la fiscalità, credo di aver detto tutto. Beh, si può aggiungere una cosa per quanto riguarda, perché è una domanda che di tanto in tanto è stata fatta, cosa succede con questa azienda germanica in caso di decesso del cliente? Semplicemente c'è la successione che avrà deciso il cliente che sia legittima o che sia testamentaria, gli eredi, trattandosi di un deposito all'estero, viene richiesto semplicemente il certificato europeo di successione e viene dato seguito alla successione come deve essere fatto. Insomma, non è nulla di particolare ed è anche abbastanza veloce e con la massima flessibilità perché viene data la possibilità di passare il deposito a un altro intestatario, ovviamente con l'accordo di tutti gli eredi, i coeredi eventuali, o liquidato e bonificato pro quota a tutti gli eredi, cioè assolutamente gestibile in molta semplicità. Ecco, se ci sono domande, sono volentieri a disposizione. Sì, ho Scusa, una domanda. Scusa, posso Max? prego, prego. Allora, ne avrei una io che non ho capito una cosa ancora, Walter. Vai, Ma Stefano. le plusvalenze le paghi da qualsiasi parte del mondo in cui ti trovi o come funziona? No, questo è un'ulteriore differenza. In Germania, ma non solo in Germania, anche in altre parti del mondo, se non c'è una valenza speculativa, il che significa l'acquisto e la vendita in un periodo entro l'anno, e allora si paga la plusvalenza, altrimenti non si paga più niente. In Germania, ad esempio, se detieni metalli preziosi per un periodo che supera l'anno, non paghi più plusvalenze. E invece, purtroppo, e questo è un aspetto pesante da certi punti di vista per l'Italia, chi lo detiene in Italia, che quindi ha il suo bel prezzo d'acquisto certificato, se lo vende, automaticamente c'è la dichiarazione del prezzo d'acquisto, il prezzo di vendita e gli viene automaticamente calcolata la plusvalenza e di conseguenza se non viene pagato il 26% si è subito
sotto l'occhio della finanza. E questo è comunque una. Cioè, ci sono gli stati che battono cassa dove possono, e l'Italia è uno di questi. Non avevo dubbi, grazie mille. Prego. Anch'io una domanda, Walter, posso? Prego. Prego. Sì, sono Fabio, mi intrufolo qua nell'account di Laura perché stavo ascoltando. Allora, si parlava dell'eredità in contesto non solo italiano. Tu parlavi di un certificato di eredità europeo, ma se la cosa invece è fuori Europa, cioè se gli eredi sono fuori Europa o viceversa, se il capitale è fuori Europa e gli eredi in Italia, come funziona? Allora, se gli eredi sono in Italia, l'azienda è germanica e chiede il certificato di successione europeo, che è il certificato d'eredità confermato. Ho visto che fra l'altro in Italia ci sono regole diverse, perché vengono fatte dal notaio in genere in Italia, e in Trentino Alto Adige e credo anche in qualche altra regione italiana. Invece vengono fatti come i certificati d'eredità direttamente dal tribunale, e quindi sono procedure leggermente diverse. In tutta Europa il certificato europeo d'eredità è considerato viene rilasciato già direttamente come certificato d'eredità, e quindi senza nessuna spesa aggiuntiva. Se il cliente è cittadino italiano ma residente all'estero e la dichiarazione di successione la fa all'estero, vale la legge di quel paese. Il certificato di successione, ecco, diciamo, perché sto seguendo un caso che è leggermente più complicato, nel senso che c'è una probabilmente una normativa successoria in Costa Rica, se non ricordo male. Diversa, per cui non c'è una successione legittima, in mancanza di testamento, probabilmente, ma questo lo stiamo ancora verificando, probabilmente l'erede che si fa avanti eredita, punto e basta, anche se ce ne sono altri. Questo ovviamente rischia di essere un provvedimento impugnato perché sono cittadini comunque italiani che si sono trasferiti all'estero. Ma se uno ha una cittadinanza, la legge che deve essere applicata è quella. Poi ci possono essere aggiunte delle leggi del luogo dove si trovano, ma complicano tantissimo il tutto perché ovviamente è un concetto, chiamiamolo civilistico, che vale per l'Italia, ma vale ovviamente anche per la Germania e per altri stati, e cioè chi ha un debito, come nel caso l'azienda ha il deposito del cliente, quindi ha un debito nei confronti del cliente. Chi ha un debito lo paga bene se lo paga alla persona giusta, se no deve ripetere, questo è il termine giuridico, il pagamento a chi fosse stato indebitamente escluso. Per cui in questi casi serve una traduzione asseverata e giurata della normativa, del titolo che dà diritto a un solo erede o che esclude gli altri eredi dalla successione. Quindi qui la cosa è un po' più complicata, un po' più complessa, ma fosse stata una cosa dove tutti gli eredi, come da stato di famiglia, partecipano all'eredità, bastava una traduzione giurata dell'atto di successione del Costa Rica, che ovviamente non fa il certificato europeo, e viene fatto il tutto. Quindi questi sono i passaggi. Caso per caso può presentare delle difficoltà solo se si tratta di eccezioni, ma nella normalità delle successioni le cose funzionano in maniera molto liscia. Non so se ho risposto, è un po' complessa la cosa, eh? Sì, mi hai risposto e a lato della risposta è chiaro che le situazioni sono tante e sono complicate e vanno gestite individualmente, residenza qua, residenza là, eredi qua, eredi là. Comunque un'idea me la sono fatta, ti ringrazio. Prego.
Altre domande? Allora dico una cosa io al volo. In uno dei miei interventi mi è stata segnalata la realizzazione di una moneta digitale italiana garantita dall'oro. Ci sto lavorando e sarebbe una grandissima cosa se fosse vera. Non voglio dire niente, nel senso che ci sto ancora lavorando. L'unico dubbio che ho è che questo oro dovrebbe venire dalla Sierra Leone e per quello che posso dire io, insomma, spero che sia un'azienda molto seria e non ci siano problemi, però la Sierra Leone purtroppo è una di quelle nazioni che è un po' sotto il mirino delle grandi truffe internazionali di oro, di queste cose qui. Quindi, ripeto, voglio affrontare il tutto a mente aperta e questo comunque fa parte di quello che so io. Ecco, nessun pregiudizio, spero di. Sarebbe una grande cosa se non lo fanno loro, perché vedete, quando uno ha una grande idea come questa qui, anche se fa tutte le cose per bene, e quindi in teoria poi dovrebbe avere un grande successo, no? In effetti non funziona così il sistema. Proprio perché magari uno ha avuto una grande idea e funziona, ve lo dico io per esperienza mia, è proprio il caso in cui non avrà nessun tipo magari di successo, può avere delle gratificazioni importanti dal punto di vista professionale, questo sì, magari, ecco, però non necessariamente una grande idea oggi nel sistema che è già super controllato, no? Soprattutto quello finanziario, delle monete, eccetera. Si risolve in un grande successo aziendale perché è chiaro che le banche fino adesso si sono messe d'accordo per non avere più l'oro, no? A garanzia. Questa è un po' una scelta che hanno fatto probabilmente la Federal Reserve, come vi dicevo prima, e che è continuata un po' per tutti gli anni. La cosa positiva, però, in relazione a quello che dicevo, è che c'è una notizia recente che sembra che la banca olandese abbia predisposto tutto per ritornare a una sorta di gold standard per quello che riguarda l'euro, no? E questa è una cosa, se è vera questa notizia, è una cosa, mi ha un po' sorpreso, una cosa abbastanza importante. Un'altra notizia importante che ne ho già parlato è che la Lagarde, nell'ultimo video credo che ha fatto, ha cercato di tranquillizzare un pochino, no? Tutti dicendo che il cash sull'euro nella prima fase rimarrà. Lei non ha detto la prima fase, ha detto il cash dell'euro rimarrà con l'introduzione dell'euro digitale. È chiaro che si riferiva alla prima fase, no? Perché poi il cash deve sparire. E può darsi che faccia anche una cosa, diciamo così, di buon senso, tanto per non sollevare troppo putiferio, è possibilissimo che lo fanno, però tanto poi alla fin fine lo leveranno. Dico una cosa così: nel momento in cui dovessero ritirare l'euro, il mio suggerimento è quello di tenerlo un po' di euro in contanti, sia monetine che biglietti, perché magari fra 10-20 anni avranno un valore numismatico. Una cosa che vi dico così, io purtroppo le volevo fare con la lira, avevo predisposto tutto, ma ero già in America e poi non mi ricordo neanche quello che è successo, non sono riuscito a conservare nessuna delle vecchie lire, no? Invece anche quelle ricordiamoci che avranno un valore, è chiaro. Altre domande? Se no vi dico una cosa. Ho appena ascoltato un intervento dell'avvocato della Luna, che è sicuramente uno degli esperti che apprezzo di più in Italia. E lui ha fatto tutta un'analisi, ovviamente condivisibile, sulla situazione generale, anche delle monete digitali, eccetera. Però anche lui si è dimenticato di ricordare l'importanza del QR.
Vedete, quando vi dico che è importante fare delle rivalutazioni a 360 gradi, ha detto tutte cose condivisibili, ma ha dimenticato di dire che con l'introduzione della moneta digitale, col sistema digitale, ha parlato anche del sistema digitale europeo, no? Ha parlato di queste cose qui, però si è dimenticato di ricordare che senza quella cosina lì poi non si può scaricare l'app, non funziona niente. Finita, buongiorno. Io scusatemi se ho dimenticato di salutare qualcuno, ma insomma, dai. Buongiorno. Buongiorno. Avete domande? C'è qualcuno che vuole fare un'ulteriore domanda? Abbiamo già fatto un'oretta, in teoria si potrebbe già anche chiudere qua. Quindi il suggerimento è sempre quello di cercare di documentarsi il più possibile. Chi non l'ha ancora fatto, vada a leggersi il mio report che trovate sul mio sito ammentaperta.net, la storia dell'oro. Perché tutti voi avete sicuramente ancora dei dubbi, no? Soprattutto chi non l'ha già comprato. E i dubbi vi spariscono nel momento in cui vi documentate. Non soltanto ascoltando magari degli interventi, ma proprio direttamente di persona, no? Studiando, perché poi magari, cioè, leggendo con un po' d'attenzione, poi magari vi viene in mente una cosa, magari me la scrivete o ce la scrivete, dubbi, noi siamo a disposizione perché la consulenza sull'oro, sia che sia oro presso Germania, insomma presso questa azienda, oro sfuso, consulenza è gratuita. Noi siamo in contatto anche con un'azienda di Valenza, la Z Metalli Preziosi, presso la quale potete ottenere degli ottimi prezzi, perché c'è una scala sconti, diciamo, quando chiamate e menzionate, diciamo, noi, l'azienda vi fa uno sconto, un ulteriore sconto, e quindi comprate anche abbastanza bene. Sono persone che sono lì, hanno comprato grandi quantità d'oro e sono adesso un attimo in difficoltà, mi voglio spostare, c'ho l'oro, ma per quale ragione vi dico di non comprare grandi quantità di oro sfuso? L'oro e l'argento vi deve servire per gestire le emergenze, qualora si dovessero creare problemi, no? E si dovesse ritornare allo scambio, al baratto. Voi avete una monetina, ci comprate un po' di pane, ci andate a fare la spesa. Ma basta, finisce lì. Perché a meno che uno non abbia una cassaforte enorme, sicurissima, che non abbia nessuna intenzione di lasciare l'Italia, ecco, in queste situazioni qui, allora uno magari dice: ma che me ne frega, io tanto rimango in Italia. Magari ormai non ho problemi, insomma, a gestire il discorso Covid o quelli, e allora va bene. Però chi mi segue, no, chi mi segue lavora magari sul piano B, lavora già su un discorso anche di oro. Insomma, ci mettete una palla al piede che poi dopo magari lo dovete svendere e ci perdete dei soldi. Approfitto per dirvi che qualora uno avesse questo problema da gestire e per tutta una serie di cose risulta che non è conveniente rivenderlo, poi magari comprarlo in Germania ed è quest'ora bloccato lì e blocca tutto e tutti. Io sono in contatto con un'azienda svizzera, ti ho mandato il link, Walter, 3 o 4 giorni fa, che fa soltanto stoccaggio d'oro, credo, immagino che faccia anche argento. Quindi qualora che magari, ecco, dicono no, lo metto in una cassetta di sicurezza, lo tengo lì, è in Svizzera, immagino che sia abbastanza, d'altronde non c'è nessun'altra possibilità. Se si vuole spostare fuori dall'Italia e deve sistemare l'oro prima di venire, bisogna che trovi un posto sicuro dove stoccarlo. Ecco, però anche in questo senso ho questo contatto, è un'azienda svizzera, mi sembra, ho parlato anche con questa signorina già, mi sembra, insomma, abbastanza sicura, meglio che niente, va bene anche lì. Max, scusa, Prego.
Come si porta l'oro fisicamente in Svizzera, però? Ci sono delle dichiarazioni da fare o come funziona? Walter, puoi dare una risposta a te? Sicuramente io credo di avere un'idea, però sei sicuramente più competente di me. Certamente sì, anche qui il solito limite dei 12.500 euro va tenuto presente, perché all'atto del passaggio della frontiera deve essere già dichiarato, mentre nell'importazione ci sono 30 giorni di tempo per fare la dichiarazione oro all'UIF, nell'esportazione bisogna fare la comunicazione prima dell'esportazione, per cui questo è un obbligo. Ovviamente se uno ha l'oro fisico depositato magari presso una raffineria italiana e chiede alla raffineria di curare il trasporto nel deposito in Svizzera, si occuperà di questa dichiarazione la raffineria stessa. Se invece uno lo vuole fare o tramite corriere o personalmente, deve predisporre questa comunicazione preventiva, perché se al passaggio della frontiera venisse controllato e venisse riscontrato un quantitativo che supera 12.500 euro, c'è il sequestro, la multa e tutte le conseguenze che ne seguono. Quindi esiste anche questa dichiarazione. Ah, perfetto, grazie. Allora, approfitto per ricordare una cosa abbastanza importante. Io l'ho scritta nel report, l'ho precisata ancora meglio. Esistono due tipi di licenze: quella che autorizza la compravendita dell'oro, che è una licenza a sé, diciamo commerciale, e quella che autorizza lo stoccaggio dell'oro, cioè sarebbe stoccaggio conto terzi, sembra che si chiami. Quando voi dovete comprare, poi decidete di stoccare l'oro, dovete stare molto attenti anche al discorso attentissimi soprattutto al discorso dello stoccaggio, perché da fonti molto bene informate mi hanno detto che il tesoro non rilascia più ultimamente queste licenze speciali per deposito conto terzi, capite? Quindi dovete stare attenti, perché non potete affidare a chiunque, vi dovete accertare che questa azienda che probabilmente anche quella che ve lo vende l'oro, immagino io, abbia questa ulteriore licenza, perché se no non le dovete dare. Dovete trovare la maniera di metterlo magari in una cosiddetta sicurezza vostra, anche in una banca, che vi posso dire, ma se non c'è una licenza non le dovete, secondo me non è una cosa. Sì. E mi sembra che mi abbiano detto che non ce ne sono più di queste licenze in Italia. Infatti l'azienda più famosa d'Italia, non faccio il nome perché l'azienda sicuramente più famosa d'Italia, stocca l'oro in Svizzera, non lo stocca in Italia perché non ha la licenza. Ora, se non ce l'ha lei che è la più grossa, non c'è nessuno, va da logica, eh? Quindi dicevo, concentratevi sulle priorità. Quali sono le priorità? Mi ascoltate. Quella di vedere, di investire un po' di soldi, quelli tanti che sono rimasti sul conto corrente, ma anche in molte quote azionarie di aziende decotte. Ci sono molti di voi sicuramente che hanno comprato dei titoli che hanno già perso il 30-40%. Ora, se vendete adesso, capisco che è un sacrificio, no? Però se vendete adesso, recuperate almeno la differenza e le reinvestite in oro. Se aspettate ancora, con il sistema finanziario, con il grande reset, arriva a un certo punto, c'è più niente. E quindi in tanti momenti bisogna attendere, ma in tanti altri bisogna anche un po' fare il sacrificio e fare veramente un reset. Io suggerisco, chi ha proprietà immobiliari, di vendere il 50% di tutte le proprietà immobiliari. Sembra che Agnelli abbia ascoltato il mio intervento, perché mi ha mandato una notizia la scorsa settimana, l'ho anche postata, che è risultata veritiera,
che gli Agnelli stanno vendendo diverse proprietà. Ora, voi direte, ma gli Agnelli non hanno soldi, ma che voglia soldi che hanno? Non hanno bisogno certamente di prendere queste proprietà qua. E come mai le vendono? Abbiamo fatto questa domanda. Vendono per comprare oro. Quindi anche queste indicazioni qui sono importanti. Il suggerimento è quello di svendere il 50%, dividere il patrimonio in due, 50 e 50. Bene? Vendere circa il 50% del patrimonio vendibile, perché uno può avere delle proprietà che non riesce a vendere, quelle magari le tiene. 50% vendibile, di questo 50%, se ci sono un po' di debiti, si pagano debiti, e quello che rimane, quelle che rimane, può essere 100, può essere 400, dipende, no? Il 50% si compra oro, compratelo dove volete, ma secondo me deve essere a garanzia quello lì di qualsiasi cosa succeda, perché l'oro rimarrà sempre vostro. L'altro ci gestite il piano, magari un possibile piano B, che è uno degli investimenti in termini proprio di marketing, di programmazione, secondo me più importanti da fare, perché richiede tempo, richiede energia, magari bisogna visitare uno o due paesi per capire, insomma, il piano B prevede anche questo, prevede una certa dinamicità per le emergenze, qualsiasi cosa dovesse succedere. Si tiene un po' il resto in banca, il resto io non ho nessun tipo di problema, l'ho detto tante volte, se volete comprare un 10-15% di bitcoin o monete digitali è un rischio accettabile, assolutamente non c'è problema, ed è così che bisognerebbe secondo me affrontare questa fase qui, che è in corso ma non si sa quando finirà, perché l'agenda più importante adesso sta diventando la più importante, ci avviciniamo a quella data, è quella 2030. Quindi questo grande reset dovrebbe, a logica, avvenire prima dell'inserimento delle monete digitali. Ma le monete digitali le hanno già annunciate, non so, prenderà magari forse un anno ancora, dovrebbero essere praticamente i sistemi ormai tutti testati, perché quando sono in funzione nella Citibank di Londra, di New York, in teoria dovrebbe essere in funzione anche tutte le parti. Se non sono in funzione, ci sono due ragioni. La prima è tecnica, perché non tutte le banche hanno iniziato questo sviluppo tecnologico, no? Che poi permette di gestire la moneta digitale, alcune magari sono più tradizionali, sono indietro, eccetera. E la seconda è che perché tutte le monete digitali dovrebbero passare il vaglio di due istituti fondamentali, che sono la SEC di Londra, la SEC, Secure Exchange Commission, che supervaluta, devi passare il vaglio, no? Cioè la certificazione che la moneta di cui stiamo parlando, può essere anche il dollaro o l'euro digitale, la stessa cosa, ha le caratteristiche per stare sul mercato. E la seconda è la Trade Commission, la Federal Trade Commission, perché tutte le aziende che operano sul mercato devono produrre e commercializzare dei prodotti in linea con le direttive della Trade Commission. Rimane abbastanza curioso, l'ho scritto anche nel report, che il Bitcoin ha saltato sia la SEC, il vaglio della SEC, che quello della Federal Trade Commission. Già questa, a me, come esperienza mia, che ho vissuto 20 anni in America, è chiaro che già questo mi dice chi c'è dietro il Bitcoin, perché è chiaro che se lo faccio io non me lo fanno fare. O lo fate voi, non c'è verso, vi bloccano immediatamente. Lì non hanno detto niente, va bene così. Quindi però, e questo è il percorso da fare. Io ho ricordato, la Ripple ha vinto la causa recentemente, investire 5, anche 10 mila euro nell'XPR, come si chiama, quello lì che è la moneta digitale della Ripple. Io non lo faccio per
principio, però non mi interessa, lo potrei anche fare, insomma, non è un problema. Se uno lo può fare, uno lo può fare. Chi andrà sicuramente, ha già sicuramente acquistato valore da quando è successa questa cosa, e quindi potrebbe essere un buon investimento. Ma perché è un buon investimento? Perché queste aziende sono parte essenziale del sistema del sistema bancario stesso, sono emanazioni per certi aspetti del sistema bancario stesso, quindi sono garantite al sistema stesso, ma non lo fanno fare a tutti, eh? Questo è il problema che io ho sulla gestione delle monete digitali, ci sono talmente tante, e poi devi prendere per buono quello che ti dice uno che magari poverino, ragazzo giovane, tutto rispetto, non sa niente. Non sa niente di oro, non sa niente di finanza vera, cioè, capisci? Questo è il problema che io vedo. Quindi state molto, molto attenti al discorso delle monete digitali, perché purtroppo non sono garantite da niente. Questo è il problema. Altre domande? Allora, ricordo che mercoledì prossimo ci sarà l'intervento, mercoledì alle 19 sul piano B e piano C per la Tanzania. Ho già ricordato che lunedì, ma lo ridico, che lunedì interverrò su fuga dalle banche alle 20 la sera. Lì andiamo interventi di 2-3 ore, mamma mia. Se ci sono domande non ci sono problemi, l'importante è che a me piace, cioè, fare un intervento con un certo ritmo, perché se si deve fare delle pause di un minuto in cui non parla, non dice niente nessuno, non fa nessuno, fa domande, insomma, non mi piace tanto questa cosa. Quindi preparatevi tutte le domande che volete, anche le cose strane che potete leggere di qui, di là, di su. La cosa migliore per, insomma, per capire meglio un pochino tutti, perché io stesso sempre scopro cose nuove che non sapevo, no? Secondo me bisognerebbe lavorare in quella direzione. Poi ricordo anche che abbiamo finalmente creato un piccolo gruppo di ragazzi che inizieranno a fare un rapporto di collaborazione con noi. Dobbiamo parlarne anche con Walter. L'impostazione che io do è esattamente quella che ho dato a me stesso. E quindi anche questo sarà un ulteriore lavoro. Il mio obiettivo è quello di qui al prossimo giugno avere almeno 5 collaboratori validi, 5 ragazzi che, ragazze che magari fanno anche questo lavoro part time. Ricordo che è il lavoro ideale per coloro che si vogliono trasferire in un'altra nazione, magari anche venire qua in Tanzania, e non hanno un lavoro, non hanno una specializzazione, magari hanno una piccola pensione, ma vengono qua, non c'è da fare niente la mattina e la sera, qualcosa bisogna anche farlo, no? Quindi tutti i lavori in remoto, io li vedo bene nel futuro, perché la maggior parte di noi in futuro lavoreremo col computer e lavoreranno le macchine per noi, no? Con l'intelligenza artificiale. E quindi bisogna riciclarsi, bisogna avere anche la forza, che non è facile, la volontà di capire che probabilmente il lavoro che facciamo ora, anche se si ha 40 anni, fra 10 anni non esisterà più, e cosa facciamo? Se non facciamo niente, sapete quello che succede? Tra pochi anni vi ritrovate nelle smart city con reddito di cittadinanza, senza soldi, con la completa impossibilità di fare praticamente niente. Perché a quel punto gli imprenditori, cioè coloro che bene o male hanno creato e prodotto qualcosa in epoca recente, no? Bene o male, non saranno più richiesti, faranno tutte le macchine. E quindi cosa ci sarà da inventare? L'elite inventerà le soluzioni ai nostri problemi, noi non dovremo più inventare niente. Non è richiesto, almeno se lavori per loro, la nostra capacità intellettiva sarà praticamente azzerata.
via, cerchiamo di essere sempre positivi, speriamo che non succeda magari in questi termini, però il trend è questo, quindi bisogna darci anche fare proprio un reset nostro, capire che i paradigmi stanno cambiando e bisogna ammodernarci, no? Ammodernarci vuol dire anche studiare, quello che insomma, il mio piccolo sto cercando di fare io mi fermo mai, sono sempre a pensare cose nuove, progetti nuovi, capisco che non tutti hanno la voglia di stare a fare questo lavoro qui che è difficilissimo da fare, però insomma è una mossa, bisogna se la dia, magari a 35 o 40 anni c'è una famiglia, dei figli, come dico poi io ultimamente per battuta, se non lo fate per voi stessi, fatelo per i vostri figli. Avete altre domande, commenti? Addirittura Max, pare che sia nato o debba nascere il primo supermercato senza né commessi né cassieri. Sì, bravo, hai fatto bene a ricordarlo, ho visto la presentazione su uno di questi video reel che caricano su Facebook. E per far funzionare il carrello devi avere il microchip impiantato nella mano, l'hai notato? Cioè te entri, fai tutta la spesa, va bene? Però quando metti la roba nel cestello, però anziché arrivare alla cassa dove c'è la cassiera, te metti il carrello davanti a un sensore che ti legge tutti i barcode, quindi ti dà poi il totale, e per pagare metti la mano davanti al monitor, il solito video quello lì, e paghi con i soldi nel microchip, non c'è carta di credito che lo può pagare con digitali, assurdo. Lì sarà già tutto gestito col microchip piantato nella mano dentro, semplicemente assurdo, ragazzi. Mamma è già mia. Esistente questa tecnologia, non pensate che la introdurranno fra 10 anni, questa fra 3 o 4 anni tutti i supermercati saranno così, 2 o 3 anni. Scusa Max, ma sai anche dove è già esistente? No, adesso stanno credo facendo degli esperimenti in America, saranno quasi di sicuro velocemente. Max, allora un supermercato ha aperto a Trento e mi sembra sia del Conad, e un altro ha aperto mi sembra a Parma. Però questi non funzionano ancora col chip sottocutaneo, ma penso con un carto di credito o cose del genere ancora, sì, al momento. Sì, è possibilissimo che ci sia una fase intermedia, certo, certamente. Come avete visto, certo. Ultimamente si stanno concentrando su altre cose, devono fare un passettino alla volta, no? Non ci possono dire che fanno tutta questa digitalizzazione per impiantarci il microchip, è chiaro che non ce lo dicono, ce lo diranno poi certo, fanno i vari passaggi un poco alla volta per far abituare le persone, ovvio. Comunque ti ringrazio Stefano. Verona, di nulla. Sì, Max, a Verona hanno già aperto. Lavora con il 5G, praticamente vieni da quando entra il cliente, viene monitorato in tutti i passaggi, e c'è già, è già aperto da poco. Che bello comprare il panettone a Verona con microchip, è tutto un altro gusto. Fantastico. saprà di microchip anche il panettone, mi sa. Beh, no, però il gusto sarà lo stesso, però vi dico una cosa, che con le nanotecnologie oggi possono fare di tutto, e le stanno mettendo le multinazionali nei prodotti che mangiamo, lo sapete, no? Lo dico io, da anni in America, e hanno la stessa funzione della vaccinazione, capite? E grafene, sono grafene, particelle di grafene principalmente, è nella trilogia, l'ho detto 3 anni fa. C'è un brevetto del 2011. Voglio chiederti una cosa. Il grafene, appunto, è stato menzionato adesso. Ma un domani, quando
faranno delle verifiche e sembra che monitoreranno le persone attraverso l'inserimento del grafene, attraverso vaccinazioni, attraverso altre cose. E quindi in realtà come sarà secondo te? Cioè nel senso il grafene sarà l'elemento base con il quale faranno la verifica in sostanza per accedere o meno? Allora, questa risposta la trovi nella trilogia. Hanno già la tecnologia, che inizialmente c'erano stati dei discorsi, volevano inserire subito negli aeroporti per vedere chi è vaccinato e chi non è vaccinato. Si chiama Luciferasi, bel nomino, e te una macchina, sì. Cioè, l'ho postata anche, mi sembra un po' di tempo fa, ci metti la mano sopra e ti dice se ti legge il sistema circolatorio, e dal sistema circolatorio poi ti legge se c'hai grafene o meno, e quindi ti dice se è vaccinato o meno. Inizialmente mi aveva un po' cosato questa cosa qui, poi ho scoperto che molte delle vaccinazioni sono state placebo, cioè loro hanno inserito volutamente, quando hanno fatto tutte le vaccinazioni, una serie che sono poi risultate placebo. Quindi in quel caso uno si difende sempre, e non, cioè anche qualora dovesse risultare negativo alla luciferasi, loro non possono dire niente, perché ricade nella casistica assieme a tutti gli altri placebo. Avete capito? Ottimo. Anche per il discorso che dicevi tu, l'ipotesi di fare puntini giù da te, e quindi avere il QR per... Sì, no, ma se poi una residente qua l'ha fatto qua regolarmente, io non vedo particolari problemi nel breve, poi più avanti i tempi cambiano, lo sappiamo, no? I tempi cambiano, quello che è possibile fare adesso probabilmente sarà più possibile farlo fra due o tre anni, ma questo è sempre successo così, un po' meno. C'era sicuramente una stretta a tutti i livelli, però ricordatevi che qui siamo in Africa, qui le cose funzionano all'africana, eh? Se io sono riuscito a farvi ottenere la residenza per i pensionati, gli oltre cinquantenni, in 3 giorni, perché sono in Africa, perché un'altra parte non avrei potuto fare, mi avrebbero guardato e dice: ma che voi fate? E invece si può fare qua, che non è illegale, perché qui il governo tanzaniano ha scritto la legge in maniera tale che è prassi che uno possa andare in pensione a 60 anni, ma ci sono molte persone che sono andate in pensione prima e non hanno 60 anni, no? Non lavorano, stanno bene, non hanno bisogno di lavorare, allora che si fa? Capite? È stata fatta apposta in questa maniera qui. Noi abbiamo la fortuna di avere, diciamo, questa cosa che è unica al mondo, Io credo non ci sia nessun paese al mondo in cui puoi venire con soldi molto limitati, perché devi avere i soldi per vivere 2 anni. Quindi non si prevede né acquisti di case, di immobili, di niente, che sono sempre beghe. Va bene? Pratica velocissima e anche molto economica, devo dire, per quello che riguarda, quindi immediata, perché poi non perdi tempo, niente. Non obbligo di residenza, di permanenza, perché te lo fai, puoi tornare in Italia, fare le tue cose. Se vuoi vieni in vacanza, vieni in vacanza, ma non c'è nessun tipo di obbligo. Ecco, una situazione, ho detto le cose più importanti. Il certificato allegato che ti permette di andare a qualsiasi situazione. Una situazione così non esiste in nessuna parte al mondo. Se ti ho mandato una mail, non so se è corretto, su MM Guerrieri, proprio per questo discorso, scusa che sforo qua, e se c'era qualche fattibilità eventualmente... È corretto, no? La mail, sì. mmguerrieri@yahoo.com, sto controllando. Esatto. Momento. Te l'ho mandato un paio di giorni fa, okay. Aspetta, come ti chiami? Carlo Rossi. Carlo, ma io ti ho risposto. Carlo, ti ho risposto. Non ancora, ma qua, io ieri ho guardato. Subito io, controllo, è andato a finire negli spam. Ah, controllo, sì, allora sì. Ok, grazie, scusa. Ho risposto giovedì, prego. No, io sono veloce abbastanza nelle risposte, non voglio tenere le persone lì. Se
se mi scrivete e non rispondo, dopo due giorni riscrivetemi o chiamatemi, perché vuol dire che è andata negli spam o che non so che è successo, se no rispondo sempre. Guardo subito, scusa. Prego. Ma scusi, quindi per contattarla dopo, eventualmente per parlare via WhatsApp, lei che fai? Via WhatsApp o... Sì, in genere WhatsApp... parliamo, sì, facciamo Skype o WhatsApp. Io uso questo sistema. Anche Skype, no, perché WhatsApp non è sicuro, Telegram invece è molto più sicuro rispetto a WhatsApp, perché da quando c'è Meta, WhatsApp è molto più controllato e tutti i dati vengono Laura, distribuiti. Laura, così. Capisco le tue riserve e anch'io cerco di nelle cose che faccio di essere sempre attento, no? E va bene, però tieni presente che tengono sotto controllo tutto. Sì, no, quello sì. Sì, no, quello lo so. Sono una precisazione. Io carico sempre il mio numero di telefono, mandami un messaggino, magari appunto al mio indirizzo di posta elettronica, ti mando il telefono. Ci sentiamo, ricordo che la consulenza sull'oro è completamente gratuita. Purtroppo la consulenza sul piano B e piano C non è possibile per me dare gratuita, perché richiede un sacco di tempo e il tempo costa. Va bene, grazie. Comunque EasyBank, quando hanno cercato di introdurre EasyBank ci sono state delle proteste e quindi certe cose secondo me non saranno così facili. Ecco, EasyBank sarebbe la valuta digitale, la moneta digitale. C'è stato una inserita, grande... Scusa, non ho capito quello che hai fatto, se ci puoi spiegare un po' di più. No, non l'ho fatto io. Quando Banca Intesa ha cercato di fare la banca digitale e ha dato EasyBank a tutti i correntisti, EasyBank sarebbe una banca digitale con la moneta digitale. Sì. Molti hanno protestato, io infatti sono andato in banco e ho detto ma se voi me la mettete io esco subito, e molti sono andati anche a ritirare i soldi, perché io l'ho visto il giorno dopo, c'era tutto il prelievo banco ma c'era la coda. Ma Laura, sì, giusto, è proprio per questo che la Lagarde ha fatto un passo indietro rassicurando tutti che il cash rimarrà, capito? Infatti bisogna perseverare, quindi bisogna, anche loro devono lavorare, ma era da aspettarsi una cosa di questo tipo, perché la gente sarà un po' tonta, ma non mi ha completamente rintronata. Piano piano aumentando le proteste anche loro dovranno, insomma, andranno a rilento un pochettino per tutto, per questa situazione qua. Va bene, grazie. Va, no, bene, io sono contenta della risposta comunque che ha avuto la gente, perché hanno dimostrato che comunque si fidano. Sì. Ecco, grazie. Sì, prego. Benissimo, allora se non ci sono altre domande, ricordo il discorso della collaborazione, che cerchiamo collaboratori, se ci fossero dei ragazzi giovani, dinamici, che magari hanno avuto già un'esperienza nel commercio, come agenti di commercio, oppure insomma lavorano magari come indipendenti già nel discorso finanziario, anche coloro, per esempio Giancarlo ci ha lasciato, anche coloro per esempio che operano nelle monete digitali, no? Non è una cosa assurda nel momento in cui sti ragazzi realizzano qualcosa, investire il 50% in una cosa certa, sicura come quella dell'oro. Capisco che per loro è un problema, perché hanno bisogno di essere educati, cioè non la capiscono tanto questa cosa. Però ci sono persone che hanno anche la mia età, che hanno una certa età e che sicuramente possono essere più sensibili. Quindi c'è qualcuno che lavora anche a livello professionale con questi bitcoin, con monete digitali, si può sicuramente creare una collaborazione, perché come vedete io affronto sempre le cose a mente aperta. È inutile stare a dire no, le monete digitali qui, no, bisogna sempre essere cauti, soprattutto nei giudizi, e rispettosi nei giudizi che si danno. Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Buon fine settimana, grazie. Grazie. Prego. Buon fine settimana anche da parte mia.
Ciao Walter, grazie. Ciao.